Giuseppe, dove sei? Vieni qua. Eccomi qua. Allora, per chi non lo sapesse, spiego in due parole che cos'è questo Fuori Norma Festival Espanso. Ho individuato negli ultimi 12 anni un cospicuo numero di film, a mio avviso, belli e importanti, italiani, di lungometraggio e di mediometraggio. Ne ho individuati più di 60. La maggior parte di questi film è poco vista. La totalità di questi film ha la caratteristica di allontanarsi dalle regole dominanti del cinema di finzione e del cosiddetto cinema del reale. Contemporaneamente sono sorte a Roma e in tutta Italia un certo numero di sale indipendenti che non appartengono al grande circuito delle sale commerciali. Io questi film li ho potuti vedere non nei cinema ufficiali, ma con DVD che mi sono stati inviati dagli autori, con link sul web e appunto in queste sale indipendenti, una delle quali è quella in cui vi trovate adesso, l'Off-Off Theater, che ha inaugurato da pochissimi giorni, il 20 ottobre, e che oggi comincia a programmare tutti i primi 20 film. Ne rimangono altri 40 che contiamo di programmare a Roma e in tutta Italia nel 2018. Questo Festival Espanso è stato fatto con pochissimi euro, cioè noi non abbiamo aspettato di avere un finanziamento per poter fare il nostro festival, ma prima abbiamo fatto il festival e poi ci auguriamo troveremo qualche euro, se non altro per pagare il lavoro delle persone che hanno contribuito a farlo. Non mi dilungo più di tanto, vorrei salutare, oltre a Giuseppe Gaudino che è qui accanto a me, anche se non li vedo, ci sono alcuni degli autori degli altri 40 film come Pasquale Misuraca e Luca Correri. C'è il coautore del film programmato domani, Terra, Antonio Di Trapani. C'è Claudio Sestieri assieme alle sue sceneggiatrici Patrizia Pistagnese e Silvana Mazzocchi, che inaugurerà il 16 dicembre alla Casa del Cinema Deluxe Fuori Norma 2 col suo lungometraggio Seguimi. E non so se è arrivato Luigi Faccini che mi ha telefonato per chiedermi dov'era esattamente in via Giulia, ma non riesco a vedere da qui chi c'è e chi non c'è. Forse sta entrando proprio in questo momento. Ecco, evocato. Sei Luigi? Grosso modo sì. Chi è? Ah, ecco, bravi, benvenuti, accomodatevi.
Quindi ho riassunto in due parole, ma nei programmi e soprattutto nel catalogo che vi invito ad acquistare al modico prezzo di 8 euro, ci sono lunghi discorsi sul perché e il per come di questo festival espanso, nonché le schede di tutti i primi 20 film. Do la parola a Giuseppe Gaudino perché ci introduca il suo film e poi avremo un po' di tempo, non molto purtroppo perché dobbiamo lasciare la sala alle 7:30, per discutere con lui dopo aver visto il film. Grazie. Grazie dell'invito. La cosa più importante è quella che verrà dopo, perché credo che la bellezza del cinema è, una volta chiuso lo schermo, ciò che lascia uno spettatore, e le connessioni lo facciamo noi spettatori in un film che viene proiettato. Generalmente un progetto si difende da solo, approfitto dell'occasione di essere con voi per darvi una chiave di lettura. Non è una storia, non è un film d'azione, è un film su un sentimento molto particolare, molto raro, introvabile, cioè non è, abbiamo cercato di trovare delle corrispondenze anche per aiutarci a raccontare. Ed è la storia di una donna molto particolare e di un ambiente molto particolare. Sembra che tutto non abbia una radice, ma noi tre, siamo tre, avendo concepito, sappiamo che durante il racconto tutti questi fili si condensino. Prestate molta attenzione all'inizio del racconto, come diceva tanti maestri del cinema, in cui i titoli danno la chiave di lettura del film. Sono in napoletano per tante ragioni, vedete perché, ma raccontano tutto l'antefatto necessario per entrare e avere un'ottima presentazione del personaggio. Spero di vedervi dopo, nel bene e nel male, nessun problema. Grazie. Io, poi spero che questo pubblico raffinato faccia anche lui qualche domanda. Una delle cose più anomale e fuori norma rispetto al cinema italiano di finzione di questo film è l'uso di trucchi digitali a colori in un film in bianco e nero. Abbiamo scelto questa commistione bianco e nero colore, che è un livello, il livello del linguaggio, il sottomuto, il linguaggio della musica, parole, testo, per far affiorare un ricordo di uno spettatore. Tutto quello che avete visto è pieno di rimandi culturali non sbandierati, che servivano per sollecitare una propria esperienza rispetto a questi eventi, possibili eventi, non tutti abbiamo avuto queste sfortune o queste fortune. Però serviva tutto per sollecitare questo rapporto empatico con lo schermo, con l'esperienza che state facendo in quel momento. Non è dovuto a un esercizio di stile, è dovuto per cercare un sentimento ancora più vero e capire perché bianco e nero è la domanda che si pone lo spettatore. In quel momento la seconda domanda è: sta cercando la soluzione, e questo volevamo sollecitare. Ecco perché crediamo nel rapporto
le condizioni che si creano durante il racconto e non un racconto già preparato, predisposto, in cui si fa campo contro campo, piccato, campo, piccato, tutto organizzato. Era appunto per stimolare la propria esperienza, per la proiezione. Non a caso anche il titolo del film è Per amor vostro, non è soltanto l'amore per Anna, per i figli, ma è per lo spettatore, per amor vostro. Il piacere di stare pochi mesi abbastanza e 5 anni e mezzo a produrre questo progetto era meno il piacere che c'era una risposta, e la risposta è questa confusione, tutto converge in questa situazione in cui avete avuto delle percezioni, nulla è chiaro, ma non è per deficienza, era perché erano stimoli per pensare ad altro, per rapportarsi. Credo che l'intelligenza sia il passaggio dell'emozione, abbiamo solo cercato di creare questi livelli, in maniera molto arcaica, non è nulla di. Non ci sono grandi novità. Una cosa interessante da dire è che gli effetti possono sembrare sbagliati, ma noi abbiamo dichiarato sugli effetti, abbiamo dichiarato che è finto il cielo, è finto il mare, e l'idea astratta del mare, l'idea astratta delle nuvole, l'idea non è. Non volevamo fare effetti speciali alla Spielberg, che ammiro moltissimo, ma no, volevamo proprio rievocare quello che è l'esperienza di Méliès, che prima, quando faceva delle cose, evocava delle cose che era impossibile raggiungere, ma comunicava, perché prendeva l'assunto del concetto, quindi la nuvola è nera, e le nuvole sono fatte così quando uno le pensa, non sono agenti atmosferici, così il mare non è realistico, non è assolutamente realistico. E quando facevamo il effetto speciale a Parigi dicevano no, ma facciamo che le nuvole hanno un alone, no, facciamo, no, il lavoro più grande è stato, il costo più grande è stato tantissimi bozzetti per arrivare a quell'effetto e non a far finta che fossero veri danzatori che si muovono o vere onde che si intersecano l'una nell'altra, ma appunto dichiarare l'effetto speciale, non far finta di. Questo è un modo di essere leali con lo spettatore che vede una cosa che è una citazione, non è niente di più. Grazie. Chi è che prende il microfono? Lo passo io. Chi lo vuole? Fai tu il... Grazie, volevo solo fare un'osservazione. Scusa, puoi dire il tuo nome? Sì, sono Ippolita Valli. Volevo dire che questo modo di comunicare per amor vostro, no? Arriva ed è grandissimo, perché è vero che può essere una scelta molto personale del regista di scegliere una certa cosa invece di un'altra, però io non ho una grande cultura in termini cinematografici, per cui non vado al dettaglio, no? Anzi, grazie di avermi fatto capire, ma quello che mi è arrivato è questa condizione dell'immenso che sta dentro ciascuno di noi, e io penso che proprio questa scelta di questo mare così da tragedia, di questo cielo così, le nuvole così nere, tutti i simbolismi, è pieno di simbolismi, poi è pieno di effetti speciali appunto, ma sono esattamente quelli che ciascuno di noi si porta dentro, e alla fine, pur essendo pur essendoci una serie di sovrapposizioni, è di una linearità e di un rigore eccellente. La ringrazio. Grazie. Il lavoro è stato proprio quello. Qual è l'emozione che ci ha unito io e le altre due co-sceneggiatrici? Per dire, come facciamo a far arrivare questa sensazione, questo sentimento? L'universalità che lei cita, è stato un lavoro enorme di sceneggiatura. E le connessioni tra questi, ed è stato questo lo scopo, l'asticella del nostro scoglio, era proprio questo, riuscire a essere così universali, ci siamo forse usciti in parte, ma lo scopo era questo, comunicare non attraverso citazioni, ma attraverso esperienze arcaiche, cioè tanta, ognuno di noi ha le proprie esperienze e affiorano i meccanismi per cui si arriva a quella contraddizione, o a quelle dimensioni appartengono credo a tutti. Era questo lo scopo. E la difficoltà è stata farla capire
a tutti i partner europei che ho cercato, a tutti i partner italiani che ho cercato, e poi alla fine ci abbiamo visto, siamo stati in sei a realizzarli. E in sala c'è uno dei partner produttivi. Si chiama Dario Fornisano, dell'ISI. Bene, altre fai tu il. Non esitate. Chi? Lo scopo della proiezione è sempre questo, se non fosse in un'accademia. Maurizio Carrassi, no, volevo anche dire che le suggestioni, i riferimenti sono evidentemente anche molto cinematografici, tout court proprio. Io ho visto decenni di cinema italiano e non solo in questo film, ecco. Sì, ma lo scopo nostro era non sbandierarlo e non fare una citazione. Io credo che i maestri siano più soddisfatti quando la propria lezione si tramuta in qualcosa d'altro. Sotto traccia tutto. Cioè. Sicuramente, era proprio un grande lavoro soprattutto questo, ma anche in Moviola, non pensiate che sia stato facile montarlo. Per poter tenere sospeso questa cosa senza lasciare, può sembrare un montaggio caotico, frenetico, ma non è così. Era appunto per tenere sospesa questa emozione o questa informazione. E la difficoltà è stata nel trovare i finanziamenti, ecco perché si diventa indipendenti, no? Se lo sai bene cosa significa, perché appunto è difficile trovare una mediazione. Le televisioni hanno dei parametri, anche i distributori cinematografici europei, non soltanto italiani, che se non scrivi in quel modo, non lo capiscono, non si sforzano. E penso che le sceneggiature siano il film, ma la sceneggiatura è la promessa, non è il film. E spesso belle sceneggiature non sono bei film, sono bellissime sceneggiature, ma non sono bei film e viceversa. Però questo scoglio, quel parametro deve essere, capisco l'idea, ma una sceneggiatura non può essere scritta così perfezionatamente. Io ho avuto l'occasione di conoscere molto da vicino un maestro, De Seta, e vi assicuro, le sue sceneggiature sono leggibili all'interno, ma uno può leggere all'esterno, non può avere la percezione finale. Però queste cose sono, è la difficoltà che abbiamo noi, piccoli produttori dipendenti e autori dipendenti, a far capire che c'è un modo diverso di pensare, non c'è un modo omologato, un modo diverso. E queste individualità non vogliono che vengano esplicitate, però questo è un grave errore, questo succede anche nelle università comunque, ma questo è un altro discorso. Io non voglio monopolizzare. No, aspettate il microfono. Scusate, no, non voglio, come ho detto, non voglio monopolizzare. No, però voglio dire. Dire il nome per voi. Ah, sono sempre. Ho parlato prima. Sono sempre in solita madre. Non ho ancora cambiato identità. No, volevo dire che la bellezza di questo lavoro è che non si vede una volta e basta. Questo è il problema di tutti i film, no? Il problema della, che abbiamo tutti di divorare continuamente, siamo assaiati da film, da romanzi, da cose. Questo qui, per esempio, questo film, io vorrei ricominciare a vederlo perché sono sicura che mi mancano dei pezzi, mi mancano degli approfondimenti, e è proprio un gusto ed è un qualcosa di molto diverso dalle solite cose che si vedono. Quindi, ecco, scusate, chi vuole il microfono? Verrà replicato, se non sbaglio, altre sei volte. Bene, bene. Quindi ottimo. C'è occasione di rivederlo. Sì, sicuramente. Chi lo vuole? Ecco, qua dietro. Qualcuno? Aspetta. Passiamo il microfono. Approfitto intanto che per raccontarvi un piccolo episodio. Quando andavo in giro per cercare corrispettivo economico per tenere insieme la troupe e non doverla pagare da volontari, dicevano: Gaudino, tu vuoi fare un film in napoletano, in bianco e nero, sottotitolato, muto, ma tu non vuoi il pubblico. E quindi perché dobbiamo finanziarti? Capite
queste, già queste quattro punti diventava un ostacolo, ma non è un problema italiano, è un problema anche europeo. Ecco perché dico, è molto importante pensare di noi avere un modo diverso per capire che non è, possiamo essere gli artisti isolati, ma non è così, è molto diffuso questo voglio di essere fuori norma, ma non perché siamo in opposizione per partito preso, perché pensiamo diversamente, ma anche la confusione tra il sogno e la realtà, non pensate quanti ostacoli ho avuto nelle persone della sceneggiatura per capire perché il sogno è la realtà in quella maniera, perché quel sogno, perché lei si deve suicidare? Oddio, lei non si suicida, lei fa un gesto estremo, che accadono? No, se lei si suicida, la gente prima serata va via, chiude il televisore e vanno via le audienze. Queste problematiche con cui noi ci confrontiamo che rendono credibile, non credibile, rendono possibile di film. Scusi, intanto penso che hanno preso il microfono. Ciao Lucio, Piero Canizzaro, no, mi aveva un po' anticipato l'intervento di prima, però volevo dirlo con forza perché l'ho visto mentre vedevo il film, ecco, è la seconda volta che lo vedo, e davvero ho visto un altro film dalla prima volta. Questo secondo me credo che sia per un po' quello che dicevi della complessità e anche questo rimando al sogno, quello che dici, scriviamolo al mito, al cismo del film. Vabbè, volevo solo dirlo che l'ho provato molto forte, ho visto delle cose che prima non avevo visto. Ecco. Sei tu. Sì, è vero, appunto, ma questa congestione crea difficoltà, e sta in difficoltà nel capire e connettere. Non siamo i livelli di Lynch, però insomma anche noi abbiamo bisogno di questa confusione per immaginare, non essere così lineare. Chi altro? Sì, bravissimi gli attori, No, parlo nel microfono. Se no, ma passa. No, dai. Dite che gli attori sono bravi. No, l'ho già detto, i bravissimi gli attori. Sono sempre i poveri. Sono sempre io. Diventa un. No, è che io ho detto, ditelo voi, ma nessuno parla. Bravissimi gli attori. Complimenti. Ben diretti, bravissimi. Parlate con loro. Voi conoscete i casi di usura, avete rapporti con persone che non hanno avuto difficoltà con l'ignale e con l'usura? No. È molto diffusa l'usura. Mi compro e vendo oro con tutti gli aspetti commercianti, sono usurari liberalizzati. Ma passiamo al contenuto, invece voglio parlare di un'immagine. Approfitto che c'è Io credo che le cose che dice Beppe Gaudino, che peraltro all'interno di questo festival è fra virgolette un privilegiato perché ha un distributore commerciale, Officine Ubu, eppure dice le cose che sta dicendo, se sentiamo tutti gli altri avremo un quadro dell'industria cinematografica italiana in questo momento cieca di fronte al nuovo che avanza senza che loro se ne rendano conto, sia a livello produttivo, sia a livello autodistributivo, sia a livello dell'esercizio dal basso. Questa nuova realtà di cui l'industria prima o poi si dovrà rendere conto è ciò che noi di fuori norma spingiamo. Il problema etico di questo discorso di Adriano è che se noi non raccontiamo queste cose con questa modalità ci saranno altre che si insinueranno nel nostro e poi noi ci inchiniamo decisamente ai grandi Modovar, ai grandi Sokurov del momento, ai grandi Lynch e noi invece in mezzo abbiamo un buco, questo delegare ad altri, raccontare in maniera diversa fuori dalle righe e
vero che non tutti i film sono riusciti, però questa possibilità di rischiare non appartiene più, questo è il grave danno politico in questo momento, in queste annate, questa è una cosa grave, questo dobbiamo riuscire a farlo intendere. Oggi se ci fosse un Michelangelo Antonioni sarebbe disoccupato. Negli anni 60 i produttori, i grandi produttori, avevano gli occhi e il cuore abbastanza aperti per accogliere cineasti sperimentali come Michelangelo Antonioni. O la televisione aveva ancora, per poco, spazi per il progetto di un Roberto Rossellini. Oggi le cose sono molto cambiate, ma sono cambiate dal basso. Bisogna parlare a quelli che tengono le chiavi, perché si rendano conto che il loro universo verticale sta per finire e che sta emergendo, questa manifestazione ne è una prova, una società circolare completamente diversa, con parametri diversi. In questo senso la crisi economica che ha colpito l'Italia come altri paesi è stata un bene, perché ha fatto capire che ci si deve muovere con altre energie, che il denaro non è più il re. Noi abbiamo fatto questa manifestazione col cuore, con la passione, credendo in qualche cosa che non era il Dio denaro. Ci siamo riusciti, sta a voi, cioè agli spettatori, dimostrarlo. Parlate voi. Bisogna che si riempiano le sale, bisogna che questa sala si riempia, o le altre dove i film verranno proiettati, dove il programma... Sono sempre io che parlo, hai detto che... Prima che te lo chiedi. Perché questo fa la differenza. Quando c'è l'interesse le cose si muovono. Cioè, vabbè, adesso qui è inutile che entriamo in questo tema dibattutissimo un po' in tutti gli ambiti dell'arte. Se non c'è una richiesta dal basso, le cose non... Il basso purtroppo è stato mal educato negli ultimi 30 anni. Recuperare il tempo e gli spazi è molto difficile, è molto complicato. Però se le sale si riempiono, se questa sala si riempie, se la gente viene e segue questa manifestazione, è la prova che c'è una speranza. Per cui tutti quanti noi dobbiamo fare il passaparola, dobbiamo chiedere alle persone di venire, parlare della cosa, e per esempio si può comprare questo film, si può, ancora no ovviamente, ci sarà una possibilità di acquistarlo? Sì, c'è, è cassettizzato. Esatto, sì. Però approfitto per estendere il pensiero di Adriano, non voglio fare il suo avvocato. Il problema è il silenzio è nostro. Perciò parlo di ignavia, noi siamo metri di ignavia. Quindi permettere questo, non dirlo nelle vostre sedi, io immagino, io ho frequentato 2 scuole di danza e se soltanto gli allievi, 1800 allievi del danza di comunicazione di Roma, riempissero le sale, farebbero un lavoro vero, cioè vanno in sala studenti che vogliono studiare cinema e proporre cinema. E 1800 persone, non ho mai visto in questi anni, adesso arrivati a 2100. Capite il problema? Allora, in questo c'è l'ignavia, che ognuno pensa, vabbè, tanto l'esame è l'esame sui libri, non si può studiare cinema sui libri, anche, ma c'è bisogno di un'esperienza visiva che va trasmessa e comunicata ed elaborata. Se tutte le scuole di cinema, ho fatto il danza a Bologna negli anni d'oro, tutti andavamo, ma tanti danza in giro per l'Italia non ne vedono le sale. Quindi ribellarsi e proprio dire cosa sto facendo io, perché lasciare, cosa lascio io ai miei futuri concittadini? Se sto in silenzio faccio quello che fa l'ignaro, non prende posizione. Però non voglio fare discorsi a progetto.
Ecco perché il tema è così complicato, ecco perché quei quattro temi, il quinto tema, l'ignavia, dicevano in televisione, ma perché questo tema, perché vuoi sconvolgere le persone, perché devi fare sentire... Ma io non le faccio sentire male, ogni giorno in televisione c'è scritto, vuoi comprare una macchina al 4% e poi la restituisci? Cioè, ma vedete quanto state, cosa state perpetrando? Alla fine, vabbè, una volta la macchina, ma va bene utilizzare, ma non anche il suo, non che la Maserati, ma no, cose assurde, però si lascia che accadano. Dove c'è il diritto dello spettatore non essere bombardato questi messaggi sbagliati, non sbagliati, io non sono né un prete né un religioso, non so, ma è sbagliato pensare si possa basare l'economia sul denaro e invece non sul progetto. Le famose banche che sono fallite, voglio sapere quante banche che sono in progetti veri e non in speculazioni edilizie o in altre speculazioni. Le banche, il progetto non importa niente, vengono il range della tua attività. E se sei un SRL che non produce, tu non puoi esistere. E la nuova legge del cinema oggi fa la stessa cosa. Quindi non stiamo, proviamo a non stare in silenzio. Il microfono gira? No, ce l'ho qua io. Prendo io un attimo. Ecco, brava. Salve, Daniela Cavallini, anche se un ippo c'è sempre a questo punto. Sempre di cavalli si tratta. Allora, no, io mi collegavo un attimo a quello che ha appena detto, forse perché ho un figlio che ha appena cominciato a frequentare proprio scienze dello spettacolo. È vero, i ragazzi assolutamente vanno stimolati, ma ci sarebbe la possibilità, ad esempio, perché ho adorato questo film e sicuramente vorrò rivederlo. Credo che sarebbe molto importante magari portarlo da loro, perché effettivamente muovere i ragazzi è difficile, anche perché con tutto che mio figlio vive con me, io non ho avuto neanche modo oggi di comunicargli, guarda, vado a una cosa che credo che sia molto interessante anche per i tuoi studi, che tra l'altro ha appena cominciato ma con un immenso entusiasmo, quindi lui è un cinefil proprio sfegatato, quindi però non si sanno queste cose. Cioè, purtroppo, ce la cantiamo, ce la suoniamo sempre tra di noi. Chi come me, come tanti che probabilmente sono qui oggi e seguiranno la manifestazione nei prossimi giorni, siamo tutte persone che da sole muovono i passi nella curiosità. E invece noi dobbiamo arrivare da chi questa curiosità non ce l'ha. Cioè, lo so che è difficile divulgare, però... ovvio, ognuno nel proprio piccolo parlerà di questa manifestazione, ma sono veramente piccole gocce quando, avendo un supporto così importante, perché anche questa location insomma, non è che credo venga affidata a chiunque. Quindi forse il mezzo per arrivare anche proprio ad un pubblico più vasto si dovrebbe cercare. Grazie. Cerco di risponderti io. Ma in realtà oggi ci sono questi strumenti e noi li abbiamo ampiamente utilizzati, che al di là delle nostre conoscenze personali, al di là delle conoscenze di ciascun autore che immagino abbia pubblicizzato il proprio film, noi abbiamo usato intensivamente i social networks, che sono una forma che un tempo non esisteva. Non abbiamo speso una lira, un euro, per fare pubblicità a pagamento. Fuori, come si chiama? Roma, non mi ricordo il nome di una pubblicazione molto conosciuta, ma non mi viene il nome. Trova Roma. Nel numero di qualche giorno fa, apri la prima pagina, è pubblicizzato su due pagine, sia il programma teatrale dell'Off of Theater, sia il nostro programma. Quindi io credo che noi abbiamo utilizzato tutti gli strumenti consentiti dalla stampa, alla quale credo poco, ma soprattutto il web. Poi i risultati è questo, e
noi abbiamo qui in sala presenti 7 volontari che si sono offerti di lavorare con noi e che stanno dando i programmi e i calendari, quelli rossi e quelli bianchi, delle riviste all'entrata, in un sacco di posti. Poi più di questo io non so, non me ne intendo. Abbiamo un ufficio stampa efficientissimo che è qui presente, Mimmo Morabito, che ringrazio. Tra l'altro volevo dire, dove è presente qui Antonio Di Trapani, coautore di uno straordinario film che verrà programmato domani, è il nostro secondo film. È presente la nostra Francesca Fini, autrice di Ofelia non annega, che è il terzo film che verrà programmato in questa sala. Io spero che in quelle occasioni non ci siano solo gli amici del cuore, ma anche quel pubblico che tu, anzi io non lo chiamo pubblico, li chiamo spettatori, perché sono singole persone. E credo che questo cinema non si rivolge al pubblico, ma a degli spettatori, che è un concetto completamente diverso. Il pubblico è passivo, lo spettatore è attivo. Adriano, sai che forse possiamo dire a Daniela, anche alle altre persone, mi sentite così forse? Sì, sentiamo. Mimmo Morabito. Allora, no, possiamo dire a Daniela. Un applauso a Mimmo Morabito, il nostro pubblico. Allora, volevo dire a Daniela, tuo figlio, puoi dire che il film di Gaudino c'ha altre 6 possibilità per recuperarlo. Questo è ovvio, sicuro che gli arriva. Così anche tutti noi stiamo facendo ognuno nella vita complicata che si fa in questa città di questi tempi, stiamo cercando di dare tutti una mano. E allora dobbiamo essere un po' tutti portavoce presso altri spettatori, pigliarsi dei programmi e portarli in giro, non a caso, ma nei luoghi dove supponiamo possano interessare. E anche quando chattiamo con gli amici su Facebook piuttosto che su Twitter, diciamolo, insomma, siate fuori norma, questo deve essere il programma. Sono ancora bis, io lo organizzavo, volevo chiedere a Adriano se diceva qualcosa sul quello che lui chiama l'altra sala. Io ho uno dei miei film documentario su quella che chiama Sala Bargellini. Volevo chiedere così il senso e qual è la vostra, come dire, obiettivo rispetto anche a questo quello che tu, quando mi hai proposto di mettere il mio ossigeno sul web, mi ricordo che io ero rimasto nella sala e dicevo qua, e la sala è la Sala Bargellini. Ecco, se dicevi qualcosa a questo riguardo, visto che fa parte sempre di Fuori Norma, mi sembra. Allora, non tutti sanno che noi abbiamo un sito web, che ripeto, si chiama www.fuorinorma.it. All'interno di questo sito c'è il forum degli autori. Iscrivendosi al forum degli autori si possono fare diverse cose, per esempio dibattere con altri attraverso delle mail che dicono qualsiasi cosa, diciamo, concernente il nostro argomento, il cinema, ma tutto sommato non solo. In più, una volta iscritti e una volta chiesto a noi l'autorizzazione per accedere alla parte privata, si possono vedere dei film in 2 sale virtuali. La sala Rossellini, che comprende non tutti, nel senso che non tutti lo hanno postato, i film di quei 60 di cui ho parlato prima. In più c'è una sala
Bargellini, per chi non lo sapesse, Piero Bargellini era, è morto poverino, era un filmmaker della vecchia guardia, quella della fine degli anni 60, primi anni 70, che io ho conosciuto e che stimo enormemente, che comunque mi sembra caratterizzante un modo fuori norma per l'appunto di fare cinema, in cui ci sono altri film, fra cui quello di cui parla Cannizzaro, Ossigeno. Allora, però dovete immaginare perché abbiamo distinto le due sale, per poter lavorare con un minimo di ordine. Voi dovete capire che siamo in sei a fare tutto questo lavoro a Roma, e adesso fuori Roma e già si preannunciano delle cose all'estero. Non abbiamo l'energia per poter accogliere tutto, quindi per ora facciamo una distinzione, nel senso che li rendiamo visibili. Quanto a proiettarli, fateci respirare. E adesso... Scusa, la mia non era per niente polemica, la mia era solo, chiedevo, siccome non ne avevi parlato, mi sembrava bello che ne parlassi, ma non c'era nessun... Va bene, d'accordo, adesso abbiamo raggiunto l'ora che gli organizzatori dell'Ofo Theater ci hanno pregato di lasciare, perché stasera c'è spettacolo teatrale, e come in un film di John Ford, tutti al bar, nel senso... che vi aspettiamo da, come si chiama? Camponeschi a Piazza Farnese, è il bar che sta subito di fianco a Palazzo Farnese, siete tutti invitati, a fra poco, qui vicino, due passi. Adriano, aggiungo a Daniela, prendo lei come esempio ma tutti gli altri, quanto lo dite in giro, lo scrivete su Facebook o non so dove altro, nelle mail, invitate ad andare su fuorinorma.it, tutto lì, fuorinorma.it. Grazie.